Ciao amici, oggi vi faccio vedere come preparare la mia insalata di riso fresca, leggera e sfiziosissima. Ecco qua tutti i miei ingredienti: il riso semi-integrale, già cotto, preparato, proteine, tofu affumicato, ma chi non è vegetariano o vegano può usare del wurstel, del pollo, delle uova, del tonno, ceci, piselli, formaggio vegano o normale per chi lo mangia, carboidrati, mais nel mio caso, parte grassa oleosa, semi misti, avocado che ho già condito con un po' di olio, sale, pepe e limone, olive taggiasche. E poi condimento, qui ho delle carote che ho grattugiato e marinato con salsa di soia, olio, limone e un po' di origano, pomodorini rossi già conditi con sale, olio e origano, pomodorini gialli un po' sfiziosi conditi con sale, olio e basilico, e poi alla fine il tocco che io utilizzo poi per non andare a cercare il dolce dopo pasto è un po' di frutta fresca, l'ananas, in questo caso reso piccantino con un po' di paprika. Sono tutti sapori molto naturali, molto dolci, non ci sono i classici sottaceti dell'insalata di riso, ma solo cose preparate in casa. Quindi per dare un po' di contrasto alla fine ho preparato una vinaigrette molto semplice con olio, senape e limone. Per praticità potete fare come faccio io, cioè mentre fate bollire il riso a parte iniziate a preparare, cioè a condire tutti gli altri ingredienti. Così è velocissima e richiede davvero poco tempo per essere pronta. Qualcuno noterà che nella mia insalata di riso non c'è la maionese, non perché non mi piaccia, ma perché in questo modo è molto leggera, light e perfetta per dimagrire. Per dare comunque un po' di cremosità all'insalata di riso, io utilizzo il condimento con cui ho insaporito tutti gli ingredienti. Prepararla è molto facile, basta mettere tutti gli ingredienti insieme, ma con una logica. Guardate come si fa. E se vi sta già stuzzicando l'appetito, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Io la preparo così, metto 2 cucchiai circa per ogni ingrediente, partendo dalle proteine. Tofu. Ecco il mio segreto, dare una mescolatina per ogni ingrediente che si aggiunge, così alla fine è tutto bello uniforme. Ceci. Piselli. Formaggio. O formaggio vegano, mais. Preferibilmente non OGM, mi raccomando, verificate sempre la provenienza e nel dubbio scegliete tutto bio. Un paio di cucchiai di semi, questi sono già misti, sono zucca, girasole, sesamo e lino. Potete mettere anche delle noci o delle nocciole tritate, vanno bene ugualmente. L'avocado, parte grassa, proteica e cremosa. Io adoro l'avocado, ne approfitto che ho fame. Olive taggiasche. Sto accrescendo l'insalatona, adesso le carotine marinate, pomodorini rossi già conditi, sono proprio 2 cucchiai, mettiamo anche il condimento, e pomodorini gialli sfiziosissimi, anche qui mettiamo il condimento. E il tocco finale. Io aggiungo spesso la frutta alle insalate perché dà un tocco di colore, di freschezza, di leggerezza e è un trucco per togliersi la voglia di dolce, così poi non si vanno a cercare gli snack dolci. E questo è un trucco che potete condividere con i vostri amici. Condividete questo video, piacerà. E per concludere aggiungo la vinaigrette. Se vi piacciono le mie ricettine semplici, veloci e leggere, potete vederne tante altre iscrivendovi al canale. Con un click così è facilissimo e attivate le notifiche. E la nostra insalata di riso leggera e dimagrante è pronta. Eccola qua. Fatela anche voi amici e poi scrivetemi nei commenti com'è andata, lo sapete che sono curiosa. E ora, buon appetito! Io me la mangio veramente, ho fame ed è buonissima. Buona. Vi aspetto al prossimo video, sempre qui sul canale, naturalmente. Ciao.